Allora, il mondo in un clic, ci siamo con Francesca Pedico e Nicolas Capasso, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo appena chiuso, abbiamo assistito alla chiusura di Expo 2015, tante novità, forse sì, forse no, tante le polemiche, Milano Capitale, beh vabbè, noi cerchiamo invece sempre di prendere il meglio dalle informazioni, sentiamo che cosa ci fanno, ci dicono i nostri amici e soprattutto cosa ci fanno vedere quest'oggi. Certo. Sì, Mary, proprio come dicevi tu, appunto si chiude il 31 ottobre l'Expo appunto a Milano. È stata la fiera, una fiera che ha interessato 6 mesi di tantissime novità, quindi l'Expo dell'alimentazione, tutto il mondo ha partecipato, si sono stimati più di 20 milioni di visitatori tra italiani e stranieri appunto. Tra l'altro alcune stime dicono addirittura che l'affluenza sia stata veramente in gran parte italiana, più di 12 milioni di spettatori appunto per gli spettacoli dell'Expo, per visitare i padiglioni. Ma ora vorremmo riassumere insomma un po' quelle che sono secondo appunto i visitatori, quindi chi ha potuto calpestare il suolo dell'Expo, scusate, appunto quelle che sono le cose che non dimenticheranno e che si porteranno un po', diciamo, sia positivamente che negativamente nei loro cuori. O anche per parlare delle cosiddette, ecco, il futuro dei padiglioni, perché tra l'altro sono stati investiti tantissimi milioni di euro, ma anche tanto spazio, ecco, per poter dare la possibilità di far visitare questi grandissimi padiglioni. Io intanto vorrei far vedere, ecco, qualche notizia che appunto dal sito Wired insomma mostra. Ad esempio, le code. Alla fine ha annunciato il commissario straordinario Giuseppe Sala che il numero di visitatori ha superato quota 21 milioni di visitatori. Chi è entrato attraverso un accredito e chi con l'ingresso serale, in ogni caso davvero sono stati tantissimi le persone, ecco, moltissime, ecco, le persone che hanno partecipato a questa manifestazione. Pensate, da maggio a luglio difficilmente si sono viste le folle a Rho, al più nei fini di settimana. Le cose sono cambiate radicalmente da agosto e nel mese in cui lo stesso management dell'evento aveva previsto il calo. Da Ferragosto in poi il sito è sempre stato pieno e protagoniste indiscusse sono state le cosiddette code. Ecco, file di persone interminabili. È stato veramente complicato in un certo senso entrare a visitare i padiglioni. Infatti questa è la lamentela più grande che è stata esposta, è stata messa in primo piano, proprio perché file interminabili per visitare un padiglione, quindi non permettevano, diciamo, in un'unica tranche di vedere appunto tutto l'Expo, che era davvero troppo grande, troppo grande. Guardate queste immagini, tra l'altro, quanta coda, insomma, per poter partecipare ad un padiglione. La cosiddetta medaglia d'oro va al Giappone, che ha fatto registrare fino a 10 ore di attesa. Però dove da una parte ci sono code interminabili, d'altra parte un numero veramente esoso di volontari ha partecipato, appunto ha preso parte allo staff, quindi alla realizzazione di quella che è stata appunto l'esperienza dell'Expo. Infatti tantissimi lavoratori, giovani, volontari, era possibile vederli in ogni angolo del decumano, appunto pronti a dare indicazione ai visitatori, appunto. Il ricambio è stato costante, infatti tantissimi sono i ragazzi che si sono diciamo proposti per questo, tanti altri invece si sono scagliati, come potete vedere qui nell'immagine, con hashtag io non lavoro gratis per esatto. L'Expo, ecco perché l'hanno vista un po' probabilmente come una sorta di sfruttamento in occasione di quella che era appunto un'esposizione mondiale, quindi una sorta di scusa, ecco, per reclutare giovani alla quale chiedere lavoro senza retribuzione, purtroppo. Un'altra cosa bellissima, ad esempio, che non scorderemo mai, ecco, dell'Expo, come possiamo vedere, ecco, nell'immagine, l'albero della vita, ovvero doveva finire in Piazzale Loreto, poi qualcuno aveva ipotizzato uno svincolo autostradale. Ecco, negli scorsi giorni Giuseppe Sala ha fatto sapere che la struttura rimarrà dove si trova e sarà di nuovo visitabile dalla primavera del 2016. Quindi, ecco, per tutti quelli che non hanno potuto visitare
visitare l'Expo in questi mesi, l'albero della vita può essere visitato a partire dalla primavera del 2016. Infatti tantissime sono state le foto su tutti i social. Eccolo di chi qua. Ha visitato l'Expo, appunto, e appunto che si ritrovava con lo spettacolo dell'albero della vita, che non poteva non essere fotografato e filmato. Tra i tantissimi personaggi famosi e non che hanno calpestato il suolo dell'Expo 2015, possiamo ricordare Michelle Obama, che ha voluto presenziare, insomma, all'Expo insieme alle sue figlie, che ha appunto visitato tutti i padiglioni, appunto, presenti sul sito di Raw. Tantissimi anche sono gli attori e i cantanti, tra cui Sharon Stone e Bono Vox, appunto, degli U2, che hanno fatto sentire la loro rispetto a quello che è il problema dell'alimentazione e dei paesi sottosviluppati e del terzo mondo, alla quale la solidarietà, appunto, era viva verso le loro condizioni. Un'altra curiosità, ad esempio, appunto, Nepal e solidarietà. Il 25 aprile, a 5 giorni dall'inaugurazione, un devastante terremoto ha colpito il Nepal. Però, ovviamente, ecco, l'ottimismo e la positività, ecco, dei nepalesi hanno dato il loro manforte. Infatti la solidarietà è proseguita con il posizionamento di una grande urna per accogliere, ecco, i soldi per, insomma, in beneficenza, ecco, davanti alla struttura. Tra le prime si incontravano sul decumano, ecco. L'obiettivo era raggiungere quota 1 milione di euro di fondi per la ricostruzione. Ecco, un mese dalla fine della società Expo 2015, che ha annunciato il superamento dei 700.000 euro incassati, quindi insomma, quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Esatto, cose molto belle, messaggi positivi. Alcuni padiglioni, quindi la rete del Brasile e le loro architetture sono stati indubbiamente il motivo per cui valeva la pena visitare l'Expo. Ecco, chi non ha saltato sulla rete del Brasile, pochissimi in realtà. Tra i più apprezzati, appunto, l'Alveare del Regno Unito, premiato per il suo concept da una giuria di esperti del Triennale di Milano, e poi la Germania, Francia, Cina e Kazakistan. Insomma, non poche persone però hanno preferito il Brasile grazie a un'idea semplice quanto efficace. Infatti decine di migliaia di bambini si arrampicavano su questa rete sospesa che conduceva all'interno della struttura e ne collegava i tre piani. Che altro dire? Tanto affermata, appunto, e apprezzata la sostenibilità della Svizzera, del padiglione della Svizzera. Infatti tra i padiglioni premiati c'è appunto quello svizzero, che secondo una giuria internazionale ha avviato un progetto, appunto, con una società di architetti, Network, è un'icona, ecco, del consumo responsabile, quindi ha ulteriori messaggi positivi che questo Expo ha saputo dare, non solo, ecco, alle persone che tra virgolette hanno speso così tanto per poter creare questi padiglioni, ma quindi grandissimo messaggio positivo. Assolutamente. Record alimentari, ovviamente, per l'Expo, una rassegna votata appunto alla lotta agli sprechi e alla fame nel mondo, come anticipavo prima. Sono apparsi abbastanza fuori luogo alcuni record tentati nei 6 mesi di lungo decumano. Infatti l'ultimo, in ordine di tempo, appena prima di chiudere, appunto, questa esposizione, è contro l'allarmismo dell'OMS e l'avvertenza, appunto, per le carni lavorate. Infatti a giugno, per esempio, era stata volta alla piazza il Guinness World Record che, appunto, Lorenzo Veltri aveva consegnato all'Italia per una margherita lunga 1595 metri e pesante circa 5 tonnellate. Che altro dire un po' sull'Expo? Forse è l'unica, diciamo, altra cosa strana. L'ultima, ecco, curiosità che possiamo dire sull'Expo, che ovviamente tantissime sono state le novità anche dal punto di vista culinario. Basti pensare al cosiddetto panino di coccodrillo. Infatti tanti cibi strani, anche se, ecco, secondo diverse culture non lo sono, ecco, per niente. Vediamo. Esattamente, proprio nel cosiddetto padiglione dello Zimbabwe. Che, ecco, poi c'erano anche hamburger di alghe, pesce palla, esatto, pesci siberiani, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma. Però il crocoburger, appunto, che vedete qui, ha riscosso parecchio successo. Tantissimo successo, chissà, infatti. Forse sarà buono, lo introdurremo nelle nostre diete, non si sa. Per oggi è veramente tutto, sì. E vi diamo appuntamento a domani per un altro focus qui da Il Mondo in un Click. A domani, amiche. Ooh, 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 ooh.
meglio la mattina ed uno sguardo in giro. Diceva che era brutto invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah.